Gioacchino Criaco è nato ad Africico in provincia di Reggio Calabria, un paese di cui una parte si trova collocato fra le pendici dell'Aspromonte, il massiccio montuoso dell'Appennino calabrese, dove è custodita la storia del suo nuovo romanzo, edito da Feltrinelli, e che è stato presentato la sera del 30 agosto presso i giardini di Pitagora a Crotone. Introdotto dall'insegnante Lucia Claps, che ha dialogato con l'autore, il custode delle parole è molto più che un romanzo, ma una stazione di confronto fra tradizioni millenarie, parole perdute, una speranza per il futuro che viene proprio dall'Aspromonte, la montagna bianca. Senta, io le chiedo, ma quali sono queste parole da custodire? Allora, sono sicuramente le parole dell'amore, ma le parole della poesia, le parole della musica, e il senso vero è il possedere le parole, sapere che quando pronunciamo una parola dietro abbiamo un rapporto che è di migliaia di anni, un rapporto che la nostra cultura ha intessuto con tutto quello che ci circonda. Senta, io prima volevo chiederle perché ha scelto l'Aspromonte, però lei è di Africo. Sì, io in realtà sono nato e cresciuto in Aspromonte, perché Africo in origine era il paese più all'interno della catena dell'Aspromonte, quindi noi siamo aspromontani da sempre, il nostro legame con la montagna è indissolubile. Senta, ma la Calabria, leggendo il suo romanzo, è un luogo che smorza gli slanci, le passioni anche dei ragazzi. C'è la figura di questo protagonista che lavora in questo call center. Ma non è la Calabria, sono le classi dirigenti calabresi, sono i potentucoli locali che hanno tutto l'interesse a smorzare gli entusiasmi, hanno tutto l'interesse a scoraggiare ogni tipo di cambiamento. Quindi la Calabria invece, la sua essenza è l'assenza della sfida. È l'essenza del futuro, del cambiamento. I luoghi poi non sono mai cattivi, a volte sono gli uomini. Noi abbiamo la fortuna di vivere un paradiso, ma la sfortuna di avere a direttori di questo paradiso persone che non amano la Calabria e non vogliono il cambiamento nella Calabria, quindi per questo ci scoraggiano. Ad esempio, lei sta presentando il suo romanzo in questi giorni di agosto. Che tempo sia di spiagge, di ombrelloni, ma anche di valigie che si riempiono per fare ritorno al nord. Sì, io giro in questi ultimi giorni in Calabria, e la Calabria è la valle delle lacrime. I calabresi se ne vanno, sono come le nuvole pecore sull'orizzonte che si abbassa. È un'umanità che è transumante. E la dissoluzione della Calabria è il più grande dramma calabrese, ed è il dramma a cui bisogna porre rimedio. Noi fra qualche anno non esisteremo più. Perché? Perché saremo già andati tutti. E quindi io le chiedo, qual è la speranza, se ci può essere, nelle parole dell'autore? La speranza è che guardandoci intorno, guardandoci dietro, guardando avanti e guardando sotto, le ragioni per restare ci sono tutte. Semplicemente dobbiamo togliere la benda che abbiamo davanti agli occhi. Lei, per esempio, prima parlando di cultura, diceva che serve forse a qualcuno per diventare professore, per avere qualche posto importante. Ma ai tanti ragazzi che se ci ascoltano presso la nostra emittente, cosa vogliamo dire? Cosa fare di questa cultura? Allora, di evitare quei maestri che insegnano appunto lo scoraggiamento, di evitare quei colti o quegli intelligenti che utilizzano la cultura come un'arma per ottenere qualcosa di personale. La cultura ha il compito di dare consapevolezza, di scrivere parole di verità e di essere avanguardia, di aprire strade. La cultura che non fa questo, che ci porta indietro, che ci tiene legati a passatismi, operazione di pura nostalgia, è una cultura che è nemica della Calabria, anzi è una subcultura. Per chiudere le chiedo,
Sei trovato bene a Crotone, insomma? Ma sono un abitué di Crotone, poi ho un socio, artisticamente parlando, che è uno dei più grandi illustratori sulla scena non solo nazionale, che è Vincenzo Filosa di Crotone. Vi invito a leggere, a guardare le sue opere, è un artista straordinario, per cui vengo qua, trovo lui e sono a casa. Il vecchio secondo me non è né nostalgico né passatista, né vorrebbe che si parlasse il greco, alle idee estremamente chiare. Lui è convinto di questa cosa che è strana, no? Da un posto ai mari.